Gianluca Bernardini, il quarto classificato di questo evento WPT qui a Venezia. Intanto complimenti, un ottimo risultato su un field di 328 giocatori. E raccontaci un attimo com'è andato questo tavolo finale. Beh, il tavolo finale, diciamo, non ho recriminazioni perché penso di aver giocato bene qualsiasi mano che ho avuto. E sono stato fortunato in un colpo dove ho raddoppiato all'inizio asso 2 contro 4-4, poi ho subito il controscoppio asso 7-7 in 4. Abbiamo visto, è contato qualcosa, un po' di tilt di questo scoppio oppure no? No, nessun tilt, perché alla fine comunque ero rimasto con 12 bui, 13 bui da bottone, dama 5 a picche, ero il più corto, ho messo tutto, c'è asso, dama, il big, non posso fare niente, insomma. Peccato per l'asso asso, perché avrei avuto 6 milioni contro 2 milioni, 1 milione e mezzo. Non mi trovavo male. Assolutamente. Chi vede il favorito al tavolo ora che sono rimasti in tre? Direi Drammis, perché è quello che ha più chips e perché gioca principalmente tornei multitavolo, quindi penso che sia lui il favorito. Invece tu avevi diversi amici al tavolo, grinder online con i quali magari giochi anche spesso appunto sui tornei dell'online. Ha contato questo fattore? Ti ha influenzato oppure ti ha agevolato magari? Diciamo che mi ha fatto concentrare di più, perché... Sei riuscito a prevedere qualche mossa oppure no? No, perché cioè, diciamo che ho avuto sempre uno stack corto all'inizio, quindi... Le mosse da fare erano le solite, sia contro il più forte che contro il più scarso, quindi anche lo stack ci ha aiutato nelle decisioni, ecco. Va bene, tu sei un greener soprattutto di online, come live questo è il migliore piazzamento oppure ne annoveri qualcuno di... No, questo è il migliore piazzamento, sì, quindi... Ti auguro di replicare, anzi perché no, di migliorare. Ti faccio i miei complimenti ancora, perché appunto quarto su 328 è un ottimo risultato. Poi sei giovanissimo, quindi è ancora tanto tanta strada da fare e tanti risultati ancora che verranno. Complimenti e alla prossima. Grazie.